Allora, intanto mi scuso per il guanto perché ho un dito infortunato per quel motivo che in questa ricetta ho lavorato con i guanti e forse anche nella prossima, chi lo sa, boh, speriamo bene. Allora, intanto queste sono ricette ovviamente di riciclo, nel senso che adesso andiamo a mettere quello che io ho chiamato ciccioli, ma in realtà sono dei pezzi di formaggio, pecorino, parmigiano tagliato a tocchettine, ho messo dentro un pochino di ventriciana, tanta così che mi era rimasta, l'ho tagliata a pezzetti. Se avete un po' di prosciutto cotto, lo tagliate a pezzetti. Se avete un po' di mortadella, la tagliate a pezzetti. Non c'è una dose e una ricetta, ovviamente. Più cose ci mettete, più diventa buono, però in realtà è anche un pretesto per poter pulire quel pezzettino di gruyère che ci resta, quel pezzettino di provolone che ci resta, il pezzettino di pecorino da grattugiare che è diventato duretto, allora lo tagliamo a pezzettini e ce lo mettiamo. Io sono andata a mettere un pezzettino di guanciale, tagliato a pezzettini piccoli. Ho messo la ventriciana tagliata a pezzettini piccoli, parmigiano tagliato a pezzettini piccoli, pecorino romano tagliato a pezzettini piccoli. Avevo 2 o 3 fette di mortadella, l'ho tagliata a pezzettini e l'ho mescolata. Quindi l'importante, insomma, è che ci sia l'equilibrio tra i salumi e i formaggi. Per cui svuotiamo il frigorifero oppure, comperate tutte queste cose se non ce l'avete a disposizione. La cosa importante è il formaggio perché comunque di base è una torta di formaggio, per cui questi ciccioli ogni tanto ci stanno veramente bene. È una ricetta completamente inventata sulla base delle pizze di formaggio che si fanno qui in Umbria. Provatela, è buonissima, è squisita e morbidissima tra le altre cose. E vabbè, andiamo a vedere ora come si confeziona. Allora, con quei 20-30 grammi di strutto, una parte andiamo a oliare bene lo stampo. Questi sono tutti i nostri, come dire, sospensioni di formaggio e salumi. Andiamo a mettere l'impasto, cerchiamo di fare un rettangolo stretto e lungo. Se vi riesce la lunghezza del diametro del vostro stampo, calcolate che questo è un 28, quindi non è enorme, 28 centimetri. Vedete, io vado in lunghezza. Ora, sempre con le mani sporche distrutto, andiamo un po', una volta fatta questa cosa, non lo mettete, cioè io me l'ho fatto mettere 50 grammi, ma insomma ne occorre anche meno. Ne mettete qualche ciuffetto qua e là, poi con le mani lo distribuite bene. Qui andiamo a mettere tutti i nostri, ripeto, salame, formaggi, pecorino, parmigiano, provolone, gorgonzola, no, gorgonzola no, e insomma tutto quello che vi piace. Qui no, ecco, sbaglio, dovete, vedete, arrotolare dalla parte più lunga in modo che così andiamo a prendere tutta la circonferenza dello stampo. Ecco, cercate di chiudere bene. E lo portate così. Chiudiamo le estremità, distribuiamo bene l'altezza e anche, ecco, tutto è così. Vedete, lo portate dove è più basso, ne portate un po'. È tutto qui. Nulla, nulla, nulla di particolare, veramente semplice, facile, facile. Sigillate bene e avete due opzioni: o aspettate a temperatura ambiente e impiega circa 3 ore, 3 ore e mezzo, oppure lo mettete direttamente in frigorifero tutta la notte.